nuovo video. Allora, in questo video vi voglio far vedere come possiamo disegnare una matita con Illustrator. Vi faccio vedere quanto è semplice ridisegnarla e da questa matita andiamo a creare anche una scritta per le maestre, visto che si sta avvicinando la fine dell'anno e potrebbe essere un'idea molto carina da fare. E per questo video andiamo a utilizzare Illustrator. Io vado a fare come formato di documento A4. Potete fare anche un'altra misura. Ecco, vado a 4, faccio un A4 orizzontale e faccio crea. Ecco qui. Vado a prendermi lo strumento rettangolo e mi vado a fare una matita in questo modo rettangolare, quindi stesa. Vado a prendere qui lo strumento segmento linea e mi vado a creare delle linee in questo modo, anche se escono fuori, le duplico premendo Shift e Alt e me le metto e faccio questo. Seleziono tutto quanto, aggiustiamo un pochettino, ci andiamo a selezionare una volta che mi sono messa a posto un po' di linee, vado a selezionare il tutto, vado a fare in finestra. Elaborazione tracciati e vado a mettere qui scomponi. Ecco qui. Vado sempre nello strumento forme e vado a prendermi lo strumento stella. Clicco qua e mi vado a mettere tre lati per fare un triangolo e lo vado a ruotare in questo modo e lo andiamo a inserire qua. Stringo il triangolo premendo Shift, così lo faccio in proporzione e mettiamo qua. Prendo lo strumento linea e vado a creare una linea qua. Seleziono questo e vado a fare scomponi. Ed ecco qui, vedete, abbiamo creato una matita. Vado a fare adesso una matita che fa tipo una curva. Vado nello strumento ellisse e mi vado a creare un'ellisse. Prendo la freccia bianca, elimino questa parte qui. E mi duplico, vedete, questa linea qua. Prendo lo strumento linea e mi vado a creare una linea in questo modo. Mi vado a chiudere questi punti con la penna in questo modo, in modo che abbiamo dei segmenti chiusi. Seleziono e vado a fare scomponi. Prendo la freccia bianca, mi vado a togliere questo e mi vado a togliere questo. Qua adesso, se prendo la freccia bianca, possiamo anche stringerla un pochino. Mi prendo la freccia bianca e mi vado a selezionare questo, faccio Command C, Command V, togliamo il riempimento e mi vado a fare queste linee uguali. Eccolo qua. Ok, prendiamoci questo, duplico. In questo modo me lo duplico di questa maniera e me lo porto qua, vedete? Prendo lo strumento segmento linea, vado a selezionarmi questi due e vado a premere scomponi. Qui elimino e me lo vado a mettere qui. Prendo la penna e mi vado a mettere un punto qua. Con la penna sempre vado a fare questo. Prendiamo sempre la linea dritta e mi vado a fare questo. Vado a fare scomponi. Ecco qui, vedete, abbiamo creato la matita. Ok, ora andiamo a prenderci dei colori. Quindi io che faccio? Mi vado a mettere dei colori qui, tolgo la traccia e vado a mettermi campioni colore. Vado su finestra, guide colori e vado a cercare di trovare un colore che mi piace. Selezioniamo tutto e vado a prendermi il contagocce. Ora prendo la freccia bianca e mi seleziono queste righe e qui vado a metterci la traccia marroncina. Stessa cosa anche qui, vedete? Eccolo qua. Il colore di questo lo andiamo a creare togliendo la traccia e andiamo a mettere un riempimento fucsia. Vado qua, tolgo la traccia e
metto il riempimento, vado in guida ai colori e vado a mettere questo marroncino che vado a schiarire. Eccola qua. Andiamo a fare la stessa cosa qui, mi vado a prendere il contagocce, eccolo qua che l'abbiamo fatto. Mi seleziono questo con la freccia bianca, prendo il contagocce e copio qui. Prendiamo il contagocce per farlo uguale e poi qua vado a cambiargli il colore. Andiamo a togliere queste linee nere in questo modo. Prendiamo la T di testo e scriviamo. Mettiamo questo qua e qui ci scriviamo maestra. Andiamo a cambiare il colore e qui vado a cambiare, quindi a metterci questa. Andiamo a fare modifica, copia, modifica, incolla sotto e quello che è sotto andiamo a mettere come traccia il nero. Stessa cosa facciamo qui adesso. Se andiamo qui andiamo a mettere arco in automatico, gli diamo ok e questo ce lo mettiamo qua. Andiamo a mettere questo, clicchiamo qua e qui possiamo regolarci con l'arco. E lo mettiamo qua. Ecco qui, come vedete abbiamo creato e disegnato delle matite. Con questo il tutorial è finito, spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!